Allora, i vescovi originari di Vittorio Veneto sono Monsignor Silvio Padoin, vescovo emerito di Pozzuoli. Abbiamo un vescovo giovane, diciamo, Monsignor Armando Bucciol, che è vescovo di Livramento da Nossa Signora di Bahia, del Brasile. Era già sacerdote missionario Fidei Donum nella diocesi di Caetita e lì è stato nominato vescovo della diocesi di Livramento, sempre in quella. Poi abbiamo Domenico Cancian, che è il vescovo di Città di Castello, di parrocchia di Bocca di Strada qui di Vittorio. Abbiamo poi Monsignor Giacinto Bullos Marcuzzo, che è il vescovo ausiliare di Gerusalemme con l'incarico a Nazareth. Poi abbiamo Monsignor Ovidio Poletto, che è il vescovo di Pordenone, attuale vescovo di Pordenone. Abbiamo poi Monsignor Beniamino Stella, che è il presidente, da poco eletto, nominato presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma. E infine Gianfranco Gardin, arcivescovo di Cissa, segretario della Congregazione per i Religiosi. Anche lui è un religioso, un frate francescano, che ha avuto questo incarico di segretario della Congregazione per gli Istituti della Vita Consacrata. Credo che sia bello ricordare che la celebrazione dell'ordinazione di Monsignor Corrado Pizziolo avviene in un giorno significativo, dove ricordiamo due vescovi, San Timoteo e San Tito, collaboratori di San Paolo. Quindi ancora una volta questa celebrazione ci ricorda che il vescovo è inserito in questa successione apostolica. Avremo modo di ascoltare anche la stupenda lettera, brano della lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, che lo invita a ravvivare quel dono che ha ricevuto con l'imposizione delle mani, il gesto che vedremo rifatto in questa ordinazione. Ecco, qui accanto alla comunità religiosa abbiamo visto anche la comunità civile, il presidente della provincia Leonardo Muraro, il sindaco di Vittorio Veneto, ma sono presenti anche altri sindaci, mi pare Don Giampiero, il sindaco di Vittorio Veneto Scottà, ricordiamo. Si intravede anche un vescovo africano, Monsignor Edmondo Gitangar, che è il vescovo di Sar, in Chad,
dove noi abbiamo dei missionari, figli di Donon, che lavorano nella diocesi dell'Africa con la quale noi siamo collegati e che da diversi anni aiutiamo e facciamo questo scambio di forze, e non solo di forze materiali ma anche di idee, di programmi pastorali, insieme alla diocesi di Sar in Chad. La diocesi di Vittorio Veneto ha un'altra collaborazione con la diocesi di Caetité in Brasile, in Bahia. Mi sembra significativo sottolineare questo aspetto, una diocesi di meno di 240 sacerdoti, una diocesi di 325.000 abitanti, che riesce ad esprimere anche questa missionarietà, Don Giampiero. Io lo sottolineerei molto questo aspetto, per esprimere anche come la Chiesa, per quanto diciamo piccola, per quanto con poche risorse disponibili, sia capace di raggiungere lì di fronti zone, paesi del mondo in maniera così intensa. Sì, è stato Monsignor Albino Luciani, Giovanni Paolo I, che ha aperto per la prima volta la nostra diocesi alla missione mondiale, alla missione verso altri popoli. Subito dopo il Concilio, proprio stimolato anche dal Concilio, che per Monsignor Albino Luciani è stata una cosa straordinaria, perché ne parlava con un entusiasmo tale del Concilio che lasciava tutti stupiti. Ebbene, una delle conseguenze di questa sua partecipazione, lì aveva conosciuto dei vescovi del Burundi, e la prima nostra collaborazione mandando sacerdoti Fidei Donum è stata proprio quella col Burundi, dove siamo rimasti lì diversi anni, sono passati tanti sacerdoti, poi per le vicende politiche ha dovuto lasciare. E del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.